Francesco Dillon del quartetto Prometeo. Questa sera avete chiuso con un extra programma particolare, un omaggio che una cosa non avevate previsto, un omaggio alle vittime della strage di Nizza. Chiaramente un momento particolare per la Francia, che comunque è un paese a noi molto vicino. Cosa può fare la musica in questi casi, in questi momenti così particolari? La musica, sai, per ognuno di noi parla ad ognuno di noi in qualche modo. Sicuramente per un musicista è, penso, il massimo della spiritualità. Ecco, diciamo, senza essere, ognuno ha la sua religiosità, ma sicuramente tutti quando siamo seduti lì, sia che suoniamo Beethoven, sia che suoniamo il pezzo che abbiamo suonato di bis, per noi è un momento spirituale, no? E quindi è potrei dire un rifugio, ma forse non è giusto, ma sicuramente è una zona dello spirito dove noi ci riusciamo a distaccare anche dai dolori. È un'area di protetta, posso dire. E invece nel programma ci sono, diciamo, dei contrasti, perché c'è la contemporaneità di Sciarrino e cioè tutto ciò che è un po' vecchio, diciamo così, fra virgolette, cioè Diciamo Beethoven e la storia, Scarlatti. certo. Qual è poi anche la differenza dal lato esecutivo poi di queste cose così differenti negli anni? Diciamo che ti potrei dare due risposte opposte, che secondo me si completano. Cioè, se da un lato ti posso dire che evidentemente quando senti delle tecniche che vengono usate nella musica contemporanea, anche nel pezzo di Sciarrino che abbiamo suonato oggi, vedi che ad esempio lo strumento si suona sul legno, si soffia, si gratta, si raschia, no? Perché veramente la musica contemporanea, come la pittura contemporanea, ha bisogno anche non solo della figura, ma anche della distruzione della figura, del taglio sulla tela, no? Quindi da un lato ci sembra, poi Beethoven è chiaramente la qualità di suono, il controllo dell'intonazione, il controllo del suono, quindi sembrano due mondi inconciliabili. E da un lato possiamo dire che, al contrario, la seconda parte della risposta che completa questa prima parte è che invece noi troviamo moltissima ispirazione poi nella qualità, direi, della riflessione musicale, di quello di cui abbiamo parlato prima, cioè la musica come un pensiero umano altissimo. E allora lì, noi nella scoperta ad esempio dei silenzi in Sciarrino, no? Nella musica di Sciarrino il silenzio appare come un personaggio molto, molto presente, molto drammatico. Quei silenzi poi noi li scopriamo in Sciarrino e li ritroviamo in Beethoven. Quindi poi l'artista è di fronte alla creazione, è un artista e quindi è universale senza Invece quanto poi un luogo come questo particolare, come la chiesa di Sant'Agostino, può influenzare un'esecuzione anche a livello di suono, non solo a livello di suono complessivo, ma anche al modo di cui poi un musicista può suonare. Ci sono anche qua due aspetti, no? Come hai detto benissimo, il suono per un musicista è la prima componente, per cui questa chiesa ha una buona, soprattutto quando si parla di strumenti ad arco, ha una buonissima qualità di suono, quindi per un quartetto è ovviamente un suono abbondante, ma è un suono bello, rotondo, che quindi ispira un certo tempo, un certo respiro esecutivo. E poi ovviamente non siamo insensibili alla bellezza artistica del luogo, chiaramente è diverso che suonare su un palco asettico, magari di un auditorium moderno, no? E quindi anche quella è una forma di ispirazione.